Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria, indagini concluse riguardo l'appalto pilotato della ASL di Pescara da 11 milioni di euro aggiudicato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Nel registro degli indagati ora resta un unico nome, è quello del direttore generale dell'azienda sanitaria Vincenzo Ciamponi, che è indagato per corruzione. Indagini terminate, Ciamponi resta l'unico indagato e ora bisognerà capire se ci sarà il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione. L'inchiesta è quella dell'appalto della ASL di Pescara per la gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere. La gara da 11 milioni di euro era stata aggiudicata alla cooperativa La Rondine di Lanciano del consorzio SGS. A seguito del suicidio in carcere a Vasto di Sabatino Trotta, soggetto chiave della vicenda, l'inchiesta si è sgonfiata. Cancellati dal registro degli indagati i componenti della commissione di gara Antonio D'Incecco e Anna Rita Simoni, che però saranno chiamati a testimoniare. E con lo stralcio delle posizioni di Domenico Mattucci e Luigia Dolce, rispettivamente presidente e coordinatrice della cooperativa, i quali hanno deciso di collaborare e formalizzeranno il patteggiamento a 2 anni di reclusione, resta ora un unico indagato, il direttore generale dell'azienda sanitaria pescarese Vincenzo Ciamponi. Il reato contestato dai PM Benigni e Sciarretta è quello di corruzione, in quanto avrebbe asservito la funzione pubblica agli interessi privati di Mattucci e Dolce, sostengono gli inquirenti, per denaro e altre utilità. Mattucci, infatti, tramite la Dolce avrebbe consegnato un orologio prezioso e 8.000 euro a Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL, il quale a sua volta li avrebbe dati a Ciamponi, che ci avrebbe acquistato una Fiat 500. Quando Mattucci tirò in ballo Ciamponi, quest'ultimo diramò un comunicato in cui rivendicava la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto, in quanto la gara era stata sottoposta a rigorosa e approfondita istruttoria da parte degli uffici competenti della ASL e di un legale esterno. 4 giorni dopo, gara annullata dalla ASL per gravi illeciti professionali, è scritto nella delibera firmata da Ciamponi, in quanto la gara perseguiva interessi privati e non pubblici. Oltre alla questione che coinvolge il direttore generale, vi è poi il filone politico dell'inchiesta, per cui però non c'è alcun indagato. Trotta, che era anche un esponente di Fratelli d'Italia, si sarebbe recato a Roma, accompagnato dalla Dolce, viaggio questo confermato dalle intercettazioni, per consegnare 10.000 euro a uno dei vertici del partito, probabilmente un funzionario ministeriale, che però non è mai stato individuato, poiché mentre Trotta si recava all'appuntamento, la Dolce era rimasta a passeggiare per le vie della capitale. Secondo l'accusa, Trotta stava tramando una scalata all'interno di Fratelli d'Italia, sponsorizzata dalla cooperativa lancianese da circa 700 dipendenti e 10.000 assistiti. Apriamo ora la pagina dedicata al Covid. In seguito alle elevatissime richieste di analisi dei tamponi nei giorni scorsi, il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, Liborio Stupia, lancia l'appello per l'istituzione di 3 percorsi in base alle diverse priorità di chi si sottopone al test molecolare. Selenia Secondi. All'indomani dei 241 casi positivi al Covid che hanno catapultato Chieti al primo posto tra i capoluoghi abruzzesi con più casi di contagio, i dati dicono che un positivo su 2 ha contratto la variante Omicron. Contagio corre molto, tutte queste in realtà sono tecnicamente sospette Omicron, ma possiamo dire con certezza che sono reali Omicron. Sono arrivate in pochi giorni a essere da casi isolati a metà dei contagi e quindi verosimilmente sono la causa di questo diffondersi dell'infezione sul territorio. Il CAS analizza 2.000 tamponi al giorno, quasi, anzi la metà dei tamponi di tutta la regione. C'è il rischio di sovraccaricamento, già si lavora in grande fatica, ma in vista del 31 dicembre cosa potrebbe accadere? Cosa chiedete? Sì, in realtà stiamo lavorando oltre quello che sarebbe la soglia massima per quanto riguarda le attrezzature che abbiamo, perché grosso modo noi potremmo lavorarne 1.300 al giorno, quindi siamo decisamente sopra il numero. È chiaro che il problema grande è che ogni positivo poi si porta appresso la necessità di tracciare decine di persone che sono state in contatto e quindi decine di tamponi per i giorni successivi. Ora quello che succederà è che chiaramente ci aspettiamo per Capodanno un ulteriore aumento, ma il sistema così non regge. Ovviamente non regge perché avere troppi tamponi vuol dire non riuscire né a refertarli in tempi utili e né poi a far fare il tracciamento dalla ASL in tempi utili, ma a quel punto si è persa totalmente l'utilità del sistema tampone.
E si chiede anche una collaborazione ai cittadini, quindi cosa suggerisce, cosa devono fare i cittadini da oggi? Ma noi dovremmo arrivare ad avere dei percorsi diversi per i tamponi urgenti, quali per esempio il paziente che deve essere operato d'urgenza, per quelli che hanno avuto dei contatti e per quelli che invece fanno il tampone soltanto per precauzione. Ecco, quest'ultima categoria dovrebbe rivolgersi in prima battuta all'uso del tampone antigenico nelle farmacie o nei laboratori, e poi solo in caso di positività vengono da noi per fare la conferma, perché altrimenti nel momento in cui sovraccarichiamo il sistema, purtroppo quello che succede è che si ha un rallentamento anche della refertazione del paziente che ha l'urgenza di avere il tampone perché sta male. Quindi purtroppo o creiamo dei percorsi differenziati per queste tre categorie o cerchiamo di non sovraccaricare il sistema. Quindi il mio appello è: tutti quelli che vogliono fare il tampone non perché hanno avuto oggettivamente un contatto ma solo per precauzione, per prudenza, facciano in prima battuta l'antigenico, perché altrimenti il sistema collassa. E le numerose richieste di tamponi arrivate alla ASL hanno messo in allerta il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Il primo cittadino, in vista del Capodanno, ha chiesto ai suoi concittadini una prova di maturità per evitare il boom di contagi dopo le feste. Stefano Recanati. Con l'aumento dei casi di Covid-19, corsa sfrenata al tampone, magari dopo aver avuto un contatto con un positivo, ma soprattutto in vista del Capodanno. A Pescara, come confermato dal sindaco Carlo Masci, la situazione è critica. Il primo cittadino ha spiegato come negli ultimi giorni si è superata la richiesta di oltre 1000 tamponi registrati dalla ASL, un dato che rischia di paralizzare il sistema sanitario cittadino. Io sono molto preoccupato perché in questi giorni il virus si sta espandendo in tutta Italia a dismisura, anche se in maniera meno aggressiva in termini di malattia rispetto al passato, ma questo dipende dai vaccini, dal fatto che tutti quanti noi ci siamo vaccinati e quindi il virus è meno aggressivo, però si sta espandendo, dobbiamo evitarlo e quindi dobbiamo evitare situazioni che possano creare contagi, come quelle degli assembramenti, tant'è che noi abbiamo annullato tutte le iniziative del 31 e dell'1, ma io l'appello lo faccio anche ai cittadini: queste feste dobbiamo trascorrerle in famiglia con i prossimi congiunti, evitare incontri allargati. Questo appello lo faccio anche perché la ASL me lo ha chiesto. In questi giorni l'hub dei tamponi è stato assalito, ha tenuto conto che ci sono anche le farmacie che stanno facendo tamponi da giorni, giorni e giorni, ma anche l'hub vaccinale, dove si può andare soltanto su prenotazione, ha visto arrivare tantissime persone che hanno chiesto di vaccinarsi, perché evidentemente le persone sono preoccupate. A proposito, lei ha chiesto quanto più possibile di restare a casa, e potrebbe essere definito un lockdown indiretto quello richiesto dal sindaco? Io dico che dobbiamo stare in famiglia, dobbiamo stare con i prossimi congiunti. È chiaro che chi non può stare in famiglia e deve andare al ristorante, che lo faccia con le persone più vicine possibili. Usciamo ora dall'Abruzzo e andiamo a Roma, dove davanti al Ministero dello Sviluppo Economico oggi c'è la manifestazione dei balneatori a seguito dell'annunciata revoca delle concessioni. Andiamo allora in diretta da Paolo Renzetti, che sta seguendo la manifestazione. Buongiorno Paolo, linea a te. Sì, grazie, grazie Giuseppe, buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Roma, siamo in via Veneto, alle nostre spalle c'è il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel primo pomeriggio ci sarà la manifestazione dei balneatori arrivati da tutta Italia, stanno giungendo in questi minuti proprio nella capitale. Io sono con Riccardo Padovano, presidente del SIB Abruzzo e presidente anche della Confcommercio di Pescara. Buongiorno Padovano. Buongiorno a tutti e grazie per questa diretta, per far arrivare il messaggio forte in Abruzzo, dove i balneari oggi 28 di dicembre sono qui a far valere i propri diritti. Noi cerchiamo di far capire fra un'ora a chi ci deve sostenere che noi non scompariamo, noi faremo di tutto per difendere le nostre aziende e siamo qui anche nei giorni delle feste.
E siamo anche con Domenico Venditti, che è il presidente del SIB Molise. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Siamo venuti anche dal Molise per rappresentare un po' il problema che abbiamo avuto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha gettato letteralmente in mezzo a una strada oltre 30.000 imprese. Siamo qui perché vogliamo delle risposte chiare dal governo, dal ministro Garavaglia, che ha convocato questo incontro. Non possono gettare decenni e decenni, se non oltre un secolo di storia, direttamente nel cestino dell'immondizia con una legge semplice. Padovano, ricordiamo che c'è questa sentenza del Consiglio di Stato che proroga le concessioni fino al dicembre del 2023, però ci sono delle avvisaglie che non vi lasciano tranquilli. Ci sono delle avvisaglie, siamo qui per evitare che qualcuno che ha scritto quella sentenza, perché non l'ha scritto il Consiglio di Stato, quella sentenza l'ha scritta una politica che ci vuole fuori. Noi siamo qui per far capire a quella politica di non fare il furbo con noi, perché con noi si fa male, si fa molto male, perché noi rappresentiamo in Abruzzo il PIL più importante del turismo italiano. Attenzione, attenzione, non ci calpestate i piedi, perché noi vi facciamo male. Allora, prima di tornare con Riccardo Padovano e con il suo collega presidente del SIB Abruzzo, noi abbiamo registrato poco fa delle interviste con alcuni balneatori giunti in particolare dalla Sardegna e dalla Puglia. Se la regia è pronta, possiamo andare ad ascoltare e a vedere questi filmati. Da tutta Italia oggi a Roma per protestare, per manifestare dopo la sentenza del Consiglio di Stato, i balneari italiani vogliono giustizia, chiedono garanzie al governo per il futuro. Lei arriva da Brindisi? Sì, noi arriviamo da Brindisi, siamo un bel gruppo e chiediamo garanzie per il nostro futuro, perché le nostre aziende non sono molto grosse, sono aziende a livello familiare, dove magari in uno stabilimento balneare piccolo ci sono uno o due fratelli e si sostentano solamente di quel lavoro, e togliendoci quello, in pratica dovremmo chiedere il reddito di cittadinanza a questo punto. Abbiamo viaggiato ma non ci pentiamo di nulla, anche perché non potevamo mancare, non possiamo assolutamente permettere che ci vengano portate via le aziende, e non possiamo assolutamente regalare la nostra costa e il nostro patrimonio ambientale e naturalistico a nessuno. Quindi siamo qui per dire forte che vogliamo salvarci il lavoro, salvare le aziende e salvare la nostra Sardegna, la nostra costa. Io sono qua a nome di tutti, anche quelli che mancano, per lottare contro queste cose. Innanzitutto vogliamo tutelare il nostro lavoro, non chiediamo niente, vogliamo soltanto lavorare, perché noi siamo fatti solo per lavorare. Vogliamo tutelare il nostro lavoro e anche quello dei nostri figli, se è possibile. Riprendiamo la linea in diretta da Roma, c'è anche un rappresentante che arriva dalla Campania. Insomma, voi siete in tanti in Campania, tanti balneatori oggi qui a Roma. Oggi sì, siamo tanti, siamo 1000 aziende balneari in Campania, oggi rappresentati da me, che sono il presidente del SIB Campania. Gli argomenti saranno tantissimi, però voglio dire una cosa importante. Io vengo dalla provincia di Caserta, una terra riconosciute prevalentemente per la malavita, per la camorra. I camorristi li abbiamo tenuti fuori dagli stabilimenti balneari per 40 anni. Questi li stanno facendo entrare dal portone. Grazie, grazie. Allora, prima di restituire la linea allo studio, di quelle cose che dice dal cuore delle persone che hanno fatto in una realtà dove non c'era nulla, dove ci stava di tutto, e sono riuscito a mantenere la legalità. Vogliono fare questo perché ci vogliono mandare via, sono servi della grande distribuzione e di chi vuole fare le lavanderie sulle spiagge. Questo è il governo. Allora, prima di chiudere, un'ultima battuta con Domenico Venditti, presidente del SIB Molise. Allora, ci sarà questo incontro, sì, insomma, voi siete determinati comunque ad andare avanti? Assolutamente sì, noi saremo qui fino a quando avremo delle risposte. Sono 10 anni che andiamo avanti con una tarantella che non può farci chiudere le nostre aziende dall'oggi al domani. Chiudiamo con Riccardo Padovano. Allora, cosa possiamo dire in chiusura, Padovano? Che se danno a sta attenti, prima di fare una norma la devono concertare con i sindacati balneari, con Tonino Capacchione, che per noi è l'unico rappresentante dei balneari che capisce il problema, l'unico dei presidenti dei balneari che capisce il problema. Date retta a Tonino Capacchione, che starà a mediare
tra la politica e il governo. Bene, tutto da Roma, dalla sede del MISE, in linea che può tornare allo studio. Te Giuseppe. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e a Loris Bennato per quanto riguarda il sostegno tecnico. Abbiamo visto comprensibilmente toni concitati nella prossima edizione del telegiornale il resoconto di questa manifestazione, il cui concentramento è stato chiamato per le ore 15. Noi andiamo avanti con il nostro TG, con la cronaca. La Guardia Costiera di Giulianova, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara, ha eseguito numerosi controlli e sanzionato diverse attività illecite in materia di pesca nell'ambito dell'operazione complessa nazionale denominata Atlantide. Nell'ambito degli oltre 50 controlli e ispezioni condotte, sono stati riscontrati illeciti che hanno portato al sequestro di oltre 60 kg di prodotto ittico per un totale di 13.000 euro di sanzioni elevate. Nel dettaglio riscontrate irregolarità in materia di tracciabilità del prodotto ittico in alcune pescherie del Teramano e del Rosetano, oltre che in ristoranti giuliesi e di Alba Adriatica. Rinvenuti inoltre in ambito portuale circa 30 kg di esemplari di pesce spada, di cui alcuni sotto misura, opportunamente occultati a bordo di un'autovettura privata che probabilmente sarebbero stati destinati alla ristorazione. Sanzionati in questo caso conducente dell'auto e comandante del peschereccio da cui proveniva il prodotto non dichiarato. Ora andiamo avanti a parlare di politica. Eletto nuovamente presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso ha spiegato le azioni che intraprenderà sul solco del precedente mandato. Gioia Chiostri. Angelo Caruso, presidente bis della provincia dell'Aquila, da pochi giorni la rielezione, lo aveva detto nei mesi scorsi, si ripartirà da quello che è stato lasciato, sicuramente un segnale importante che è arrivato però dai territori. Sì, proseguiamo quel grande lavoro avviato oramai nei 4 anni precedenti, si prosegue in questa azione straordinaria di ripristino delle infrastrutture su tutto il territorio provinciale che si declinano sia nella viabilità che nell'edilizia scolastica. Parliamo ancora ovviamente di tutta un'azione che si andrà a sviluppare su altri temi, altri campi, comunque tutto in qualche modo già preordinato alla luce di quelli che sono i programmi già approvati e varati dall'amministrazione provinciale precedente. Con la legge del Rio, lo sappiamo, le province sono state declassate negli anni passati, c'è però un'inversione di marcia, o meglio sembra che a livello nazionale ci sia un po' un'inversione di marcia nel ridare dignità alle province che poi di fatto hanno comunque fatto, soprattutto negli anni passati, molto e in tanti settori. Sì, abbiamo non solo dei segnali ma proprio delle azioni concrete e opportunità che non sono solo le opportunità per la provincia ma sono le opportunità per le comunità che amministriamo, in qualche modo con le quali ci relazioniamo e collaboriamo. È sicuramente una fase nuova, una fase 2 che credo che ridia dignità se vogliamo alle province, che però è una dignità non automatica, non scontata, ma una dignità che arriva attraverso l'esercizio corretto di un ruolo, che non deve ripercorrere fasi sbagliate negli anni passati e non deve distorcere quelle che sono le missioni cui le province sono dedicate e sono destinate per quelli che sono i ruoli di competenza. Quindi una rivisitazione del ruolo che va nella direzione della correttezza, della lealtà tra le amministrazioni, ma soprattutto con una forte aderenza ai ruoli istituzionali, però con un esercizio politico che deve anche spaziare in campi non di propria competenza, purché insomma, vengano esercitati con spirito di collaborazione, anche critico, ma sempre spirito di collaborazione. Le associazioni ambientaliste, tra le quali CAI, Italia Nostra e WWF, si oppongono alla proposta che arriva dalla provincia di Teramo di realizzare una nuova strada tra il casello dell'A24 e Prati di Tivo. La proposta alternativa delle associazioni è quella di recuperare vecchi sentieri da adattare a rete escursionistica. Tania Bonici Castelli. Irricevibile la proposta di una nuova strada tra il casello dell'A24 e Prati di Tivo. Nasce il comitato No Strada Panoramica, sì sviluppo sostenibile, promosso da Comitato Locale Sant'Andrea Verde, CAI, Italia Nostra, Mountain Wildness e WWF. Le associazioni chiedono un confronto sullo sviluppo sostenibile delle aree interne.
Noi riteniamo che non possa essere la soluzione dello spopolamento della montagna realizzare l'ennesima strada per arrivare prima ai prati di Tivo, ma bisogna trovare invece la possibilità di avere un'offerta credibile di questo territorio, e che questo si può fare soltanto recuperando quella che è la valenza naturalistica proprio di questa montagna. Peraltro vogliamo far notare come questa strada sarà veramente difficile che possa mai essere autorizzata, perché si tratta, almeno nell'ultimo tratto appunto di strada, di percorrere quelle che è una delle zone più protette d'Europa, perché non soltanto un parco nazionale, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, ma è anche una delle zone che rientra nella rete Natura 2000, quindi tutelata dall'Unione Europea su proposta proprio della Regione Abruzzo e dello Stato italiano. Secondo noi è sbagliato insistere su un modello di sviluppo di turismo degli anni 70, ma bisogna assolutamente trovare qualcosa di nuovo se vogliamo effettivamente combattere lo spopolamento della montagna. Il Comitato ha un'alternativa alla proposta della provincia di Teramo e chiede di aprire un confronto pubblico sul futuro delle montagne teramane. Per farlo propone un programma di progetti dal nome Montagnone, la montagna che unisce, che si basa su interventi di recupero di vecchi sentieri da adattare a rete escursionistica ciclopedonale, che costituirà l'ossatura su cui mettere a punto un'offerta turistica di livello nazionale. La nostra proposta è appunto quella di creare in questo comprensorio un'offerta turistica legata al recupero di quelle che sono le valenze naturalistiche, quindi il recupero dei sentieri che ci sono e che possono essere riadattate, si può fare manutenzione, collegando quindi tutti i paesi che sono lì presenti, offrendo quindi per ogni paese quelle che sono le valenze naturalistiche, culturali e ambientali appunto di quei determinati luoghi, e proponendo quindi questo come pacchetto turistico completo, piuttosto che continuare appunto a puntare semplicemente sul turismo invernale legato allo sci, che ormai mostra tutta una serie di problemi che peraltro sappiamo benissimo non riesce neanche a tenere a garantire l'apertura della stazione sciistica di Prati di Tivo. La TUA ha presentato questa mattina a Pescara 5 autobus full electric. Il nuovo parco mezzi servirà a decongestionare il traffico lungo le arterie centrali della città di Pescara e di quella di Montesilvano, oltre ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico. Gli autobus sono stati acquistati dal comune di Pescara, che ha espletato la gara di appalto ed è proprietario il comune dei mezzi, i quali saranno però in dotazione al trasporto unico abruzzese. Favorire il passaggio degli utenti dal mezzo privato verso il mezzo pubblico e ridurre le emissioni del mezzo pubblico, quindi una doppia esternalità positiva, meno macchine e autobus non inquinanti. Questi gli obiettivi principali di TUA, ma anche dei comuni di Pescara e Montesilvano, dopo l'arrivo di 5 nuovi autobus elettrici che entreranno a regime nei primi mesi del prossimo anno. I Rampinale E80 di ultima generazione sono a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, con ricarica in marcia. Il primo utilizzo sarà per larga parte su sede regolata, anche se il tutto per ora rappresenta una via sperimentale. Oggi il secondo giro di prova da Pescara a Montesilvano, con tempo di percorrenza di circa 10 minuti. L'avvio della mobilità elettrica vera sarà con gli autobus 18 metri, che poi saranno quelli che vengono chiamati filobus, ma di fatto sono dei full electrics che si ricaricano durante il tracciato, e quindi ciò fa in qualche modo depotenziare anche il discorso di impianto fisso, di filovia, di opera impattante. Secondo i vertici di TUA, il primo test importante sarà in estate, quando centinaia di migliaia di turisti torneranno ad affollare i centri di Pescara e Montesilvano. Assolutamente sì, è un obiettivo soprattutto che verrà testato in estate, quando il numero e la popolazione sia di Montesilvano che di Pescara rischiano di raddoppiare, e quindi naturalmente in quel contesto l'utilizzo di questi autobus, che per dirne una soltanto hanno aria condizionata differenziata per il guidatore e per i passeggeri, creeranno una condizione di vivere meglio la città in un periodo particolare come l'estate. Continua la marcia di Pescara e dell'area metropolitana in generale verso la transizione ecologica. Sì, grazie per questa considerazione, è proprio così, è un tema di questa amministrazione, è un tema che sta portando avanti il mio assessorato, ovviamente non solo mezzi pubblici che sono comunque fondamentali, ma anche intermodalità, anche micromobilità, tutto quello che ormai i pescaresi sanno utilizzare in maniera magistrale.
Torna quest'anno Lulunari, il lunario di Chieti, l'almanacco in dialetto teatino che quest'anno è dedicato all'eroe Achille che secondo la leggenda avrebbe fondato la città di Chieti. Teate infatti deriva dal nome Teti, la ninfa madre di Achille. Il calendario ricco di tradizioni, detti e ricette, quest'anno anche il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti. Si ripete anche quest'anno la tradizione con l'appuntamento immancabile del Lulunario, che è il calendario che tutti gli anni ci ricorda il legame di Chieti a determinati riti e a determinate tradizioni. Ugo Iezzi, quali sono le rubriche fisse quest'anno? Le rubriche sono sempre le stesse, dalle curiosità più lontane alle identità più vicine, ecco perché abbiamo deciso di dedicare questo calendario ad Achille, al fondatore della nostra città. Per cui questo calendario è un pezzo unico, ancora di più con Achille, è un pezzo raro che gira in tutto il mondo ed è una specie di talismano, talismano della buona tavola e della buona compagnia. Per diciamo, dare più forza a questa squadra che oramai gioca molto più fuori casa che in casa, prossimo anno saremo chiamati da Tollo, quindi dedicheremo il prossimo lunario al vino, perché abbiamo la fortuna del presidente nazionale di Città del Vino che è il sindaco di Tollo, Angelo Radica, che come dico io nelle nostre riunioni è l'usino che più fregna d'Abruzzo. Quel lunario non viene acquistato, non viene venduto, viene distribuito in tutto il mondo alle associazioni degli abruzzesi e molisani del mondo e in più alle associazioni diciamo, cittadine e non che si occupano diciamo, delle tradizioni, perché nel lunario ci sono due pezzi forti, il dialetto e il fumetto. Il primo settore viene curato in maniera strabiliante da Mario D'Alessandro, il secondo settore, cioè il fumetto, viene curato invece da Passepartout, ovvero Gianfranco Tartaglia. E ora lo sport con il calcio di Serie C. Domani l'atteso incontro tra l'amministratore giudiziario e la dirigenza del Teramo per l'ok a un'operatività maggiore da parte della società biancorossa, ma è anche il momento di fare delle valutazioni programmatiche in vista di una rincorsa alla salvezza tutt'altro che agevole. Jacopo Forcella. L'incontro di domani tra la dirigenza del Teramo e la curatela potrebbe restituire ossigeno alle casse sociali che hanno un'autonomia decisamente limitata. Sarà uno snodo cruciale anche in relazione al fatto che ci sarebbe un mercato alle porte e la regolarizzazione dei contributi federali che la pandemia aveva sospeso ma che adesso vanno onorati. La questione, che sembra un fatto meramente burocratico, è invece concreta perché rischia di limitare ancora di più i movimenti del diavolo qualora non arrivasse l'ok da parte della curatela. In più ci sono quelle sanzioni che pendono come una spada di Damocle in relazione al passaggio di quote societarie che saranno argomento dal 3 gennaio in avanti. L'eventuale penalizzazione in classifica infatti metterebbe ancor più in difficoltà una squadra già provata dal momento complicato in campionato, mettendola di fronte allo spettro di una rincorsa per di fiato quando riprenderà il torneo. Le operazioni di mercato saranno anche complice la lista dei 24 di cui tenere di conto a saldo pari, nel senso che entreranno giocatori nel momento in cui qualche altro giocatore lascerà la casella libera da riempire. Ecco perché in questo gioco di incastri le priorità vanno analizzate immediatamente partendo dal sistema di gioco prescelto. È evidente che il Teramo con tre portieri ne ha certamente uno di troppo. Ha due esterni a sinistra ma entrambi giovani e una concorrenza a destra tra Buai e Azio Osmanovic che rischia di portare l'ex casertana spesso fuori ruolo o relegare il giovane talento Scuola Roma troppo in panchina. Ci sarebbe bisogno di una distribuzione delle forze più omogenea, così come a centrocampo, dove il Teramo deve fare una scelta, attendere gli infortunati di lungo corso con Cucurullo che sembra però arruolabile già ad inizio anno, oppure lasciare che Lombardo e Rossetti trovino altre strade. Il primo non ha convinto, il secondo è stato indisponibile per quasi tutto il girone d'andata. Ma adesso è arrivato il momento soprattutto di dare un segnale di compattezza e chiarezza a quella che la tifoseria ha richiesto a gran voce dopo l'ultima scoppola contro la Virtus Entella. Andare avanti con una prospettiva limitata non giova a nessuno, men che meno al gruppo.
gruppo che Federico Guidi sta allenando in questi giorni prima del rompete le righe di Capodanno. Conoscere le linee programmatiche, benché in una condizione di oggettiva difficoltà, può dare una mano all'organico. Senza una prospettiva, il Teramo rischia di diventare una nave tra le onde tempestose di un campionato già complicato di suo. Il 2022 sarà l'anno del ritorno del Giro d'Italia nella nostra regione. Due frazioni con l'arrivo sul Blockhaus domenica 15 maggio, poi il giorno libero e la ripartenza da Pescara martedì 17 maggio. Per l'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris la conferma della credibilità dell'Abruzzo verso gli organizzatori e dell'attenzione rispetto ai grandi eventi sportivi. Ascoltiamolo. Quando tutti hanno fatto un passo indietro ne abbiamo fatti più di uno in avanti e siamo risultati essere credibili nei confronti degli organizzatori, RCS, in primis tutta la macchina attorno al Giro d'Italia, perché stiamo parlando del Giro d'Italia ma potremmo parlare anche di tanti altri eventi, grandi eventi, e se ad oggi possiamo godere di questa fiducia è perché abbiamo dimostrato di essere affidabili nei momenti di difficoltà. Per essere semplicistici, se l'Abruzzo è stato credibile, affidabile, ha mantenuto la parola, gli impegni, la capacità organizzativa in momenti in cui era difficile farlo, figuriamoci quando saremo tutti fuori dal tunnel e quando le possibilità saranno diciamo performanti per tutti. L'anno scorso l'abbiamo vissuto con tre tappe abruzzesi, di cui una tutta abruzzese, quell'arrivo stupendo a Campo Felice sullo Sterrato che rimarrà nella storia, è stata ricordata come una delle tappe, anzi la tappa più bella, più importante del Giro d'Italia. Non vi dico le difficoltà, ma anche l'investimento da parte della regione e la soddisfazione per me che ero lì, sembrava di vivere in un'altra epoca, in un altro mondo, con il fascino di tutta una nazione non soltanto rivolta sull'Abruzzo e su una stazione sciistica che pagava il fatto di essere state chiuse in un anno in cui c'era ancora tanta neve quando è arrivato il Giro d'Italia. Dopo un Giro d'Italia, quello dell'anno passato, rivolto per di più alle aree interne, diciamo così, con tre tappe che hanno visto protagoniste i parchi, le nostre montagne dell'Abruzzo interno, era importante dare una risposta anche alla parte costiera, con in particolar modo la ripartenza da Pescara. Pescara lo rivendicava con forza, sono assessore regionale e chiaramente ascolto tutte le richieste, tutte le sollecitazioni di tutta la regione, ma era importante una bella partenza da Piazza Salotto, che mancava da tempo immemore nella nostra regione, così come farà selezione l'arrivo sul Blockhaus, e stiamo portando a delle ricadute economico-sociali sui territori molto impattanti in senso positivo, ricadute che saranno sempre più grandi man mano che come regione, ma come nazione, ma come mondo, anche e soprattutto per me che ci credo da morire come medico nella copertura vaccinale, saremo capaci di uscire da quel tunnel di cui tu parlavi prima, che non è soltanto un tunnel sanitario, ma è stato un tunnel di deficit psicologico, di deficit sociale, di deficit economico finanziario sui territori, un lockdown di fatto per tutta una serie di attività che hanno visto venire meno il PIL della nostra regione e la vita. Ecco perché c'è una gran voglia di tornare a vivere, a fare vita, e fare vita significa innanzitutto fare sport. Termina qui questa edizione del TG6. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.